Ciao amici di Eni Racing, siamo pronti ad affrontare una nuova tappa del Mondiale Superbike 2014. Allacciate bene il casco e salite in sella con me per un giro a Losail. Ok ragazzi, pronti a partire in Qatar. Il rettilineo è lunghissimo e si va fortissimo. Poi di notte è un'atmosfera particolare. È ancora più difficile trovare i punti di staccata per la prima curva, la frenata più lunga del circuito. Si va dalla sesta alla seconda marcia. Spero di farla un po' meglio che nel giochino, dire la verità. Si sfrutta tutta la seconda marcia per un cambio di direzione, una frenata molto difficile che è questo lungo tornante a sinistra che è la curva 2, dove è molto facile perdere l'anteriore. Usciamo, mettiamo due marce in sequenza in accelerazione, abbiamo questo curvone a destra, la quarta marcia, bellissimo. Questo breve lungo e un'altra bella staccata dove inseriamo la seconda e in una volta sola raccordiamo queste due curve a destra di 90 gradi molto, molto divertenti e con un grip molto particolare. Arriviamo all'unica curva da prima, un tornantino a sinistra dove la staccata è molto molto complicata perché la gomma davanti è fredda e la moto tende sempre a scappare. Uscendo la moto tende a impennarsi e mettiamo due marce in sequenza, terza marcia per poi ritornare in seconda in questo lungo tornante a destra, molto difficile e quasi noioso perché perde molto grip la moto ed è difficile per il gas. Poi di nuovo terza marcia per questa seconda e ancora a destra, ancora in terza marcia per cercare di stabilizzare bene la moto. Seconda mentre inseriamo dentro questa sinistra dove è importantissimo uscire bene perché poi sfrutteremo tutta la potenza della nostra moto fino alla quinta marcia in questo lunghissimo curvone. Cambiando direzione la moto tende a muoversi e dobbiamo anche scalare due marce. Entriamo in una lunga sequenza di curve a destra molto bella. Abbiamo affrontato la prima, questa è la seconda dove addrizziamo la moto il più possibile per dare grip. Torniamo in seconda marcia per l'ultima delle curve in sequenza dove è molto importante avere una buona linea per affrontare questa sinistra da seconda marcia perché è fondamentale aprire il gas presto per lanciarsi in questo breve rettilineo prima dell'ultima curva dove arriviamo di nuovo in quarta e scaliamo in seconda. L'ultima curva è una curva difficile perché ti porta a frenare molto forte ma devi invece sacrificare l'entrata per avere un'ottima uscita e portare velocità fino in fondo al dritto. E niente, salutiamo la folla sul dritto sperando di arrivare davanti a tutti. Mi raccomando, continuate a seguirci su eniracing.com.